Tirare verso il canestro indossando i guanti, provare a recuperare un pallone senza andare al contrasto e senza marcare a uomo, lasciano interdetti alcune delle nuove modalità per la pratica sportiva, ma tant'è. Lo sport si adegua alla presenza del Covid e per farlo scende a compromessi, tornare in campo ma limitando il rischio di contagi. Certo, così non è il massimo, roba da storcere il muso, ma riattivare i centri sportivi, riavviare la pratica di base è intanto un altro segnale di ripartenza. Si torna a fare sport in Abruzzo con l'ordinanza firmata ieri e subito efficace dal presidente della regione Marco Marsiglio, che dà il via libera per alcuni degli sport di squadra più apprezzati: calcio, calcetto, pallacanestro, pallavolo e quel beach volley tanto in voga proprio nella stagione estiva. La regione Abruzzo ha approvato il protocollo di sicurezza per i centri e i circoli sportivi, che fa leva sulle linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Fanno molto discutere però le modalità di gioco, divise in due parti. La prima riguarda calcio e pallacanestro. Tra le prescrizioni si indica che il tocco del pallone con le mani è consentito solo se muniti di guanti, e questo per chi gioca a basket è un bel problema, visto che palleggiare, passare e soprattutto tirare richiedono sensibilità nel contatto col pallone. Particolari anche le prescrizioni che incidono molto sul calcio, che invocano il divieto delle scivolate, della marcatura uomo e la possibilità di recupero del pallone solo con l'intercetto e non tramite contrasto. Particolari che snaturano, e non di poco, queste pratiche sportive. Meno impattanti le misure per pallavolo e beach volley, che di natura non sono sport di contatto. Qualche dubbio è sorto circa l'utilizzo dei guanti durante una partita, ma un'attenta lettura del punto A dice che gli atleti indosseranno guanti igienizzabili prima e dopo la pratica sportiva. Dunque non durante, quindi si potrà giocare senza guanti. Il divieto di invadere il campo opposto è poi previsto dalle regole stesse di pallavolo e beach volley. Resta per entrambi i blocchi il divieto di recupero fisico da seduti o sdraiati nell'area di gioco e soprattutto il divieto di sputare o starnutire a terra, cosa possibile solo in un fazzoletto. È fondamentale l'autocertificazione che i centri e circoli sportivi sono obbligati a far firmare a chi si appresta a fare pratica sportiva, nella quale dichiarare lo stato di buona salute e di non esposizione al Covid. L'accesso al centro sportivo sarà possibile solo dopo misurazione della temperatura corporea, che dovrà essere inferiore a 37,5 gradi. Tutti i materiali utilizzati, palloni, porte, reti, canestri, vanno igienizzati al termine di ogni utilizzo. Il centro sportivo dovrà chiudere entro la mezzanotte e sarà sottoposto a sanificazione periodica e pulizia quotidiana. Restano poi tutte le precauzioni arcinote per limitare il contagio prima e dopo l'attività sportiva: arrivo contingentato, distanziamento sociale, utilizzo delle mascherine, igienizzazione frequente delle mani.